Mister Arcidio, con una prova di maturità, prova di forza alle altre contendenti, l'Aurora è al primo posto e ci vuole restare fino all'ultima giornata. No, io realmente vorrei fare innanzitutto una premessa, perché poi alla fine non tutti possono sapere le condizioni in cui la squadra arrivava, nel senso che poi alla fine non è il nostro miglior momento, almeno sotto l'aspetto numerico. E questo è quello che mi preme complimentarmi con questi ragazzi, che veramente hanno dimostrato di essere una squadra, e soprattutto nei momenti di difficoltà hanno dato dimostrazione di forza, e che in questa categoria non è poco. Una squadra contratta nel primo tempo, poi è arrivato il gol, anche se un episodio, però nel secondo tempo, nel momento in cui la squadra si è aperta, ha avuto con l'1-0 il risultato in cassaforte, ha dato veramente spettacolo. Inizialmente è stata un po' condizionata anche dal vento, perché poi nella seconda parte, diciamo, il vento è un po' calato, e quindi siamo un po' usciti fuori almeno sul palleggio, però penso che sia una vittoria ampiamente meritata, non credo che ci sia nulla da dire, credo proprio. Logatto, nel primo tempo la tua squadra ha tenuto testa, ribadendo colpo su colpo alla squadra più forte, diciamo, almeno dal punto di vista numerico, i punti dicono quello. Poi però nel secondo tempo la squadra, certo, una volta si subiscono due gol, dobbiamo dirlo purtroppo, per colpa del giovane portiere, la squadra è andata proprio in bambola. Sfido chiunque, regalare due gol così a una squadra prima in classifica importante come l'Aurora, non si può regalare due gol. È normale che poi l'espulsione, provi di giocartelo lo stesso, è normale che ti puniscono in contropiede. Diciamo che l'hai detto tu prima parlando col mister, gli episodi fanno parte del gioco del calcio, loro sono stati bravi a sfruttarli, noi no, e hanno vinto la partita nettamente. Hai messo Foti in campo, naturalmente questo può essere un giocatore, qualora recuperasse a pieno dopo il grave infortunio, che può dare equilibrio al centrocampo, e forse il giocatore che manca, visto poi i giocatori che abbiamo come Laurendi e Borghetto, che sono più portati alla fase offensiva, forse questo è il giocatore che mancava e può essere veramente molto utile a questo punto nella corsa migliore dei playoff. È normale, Peppe Foti è un giocatore importante, il problema è che viene da 6 mesi di inattività, non è facile riprendere, però piano piano si sta mettendo in mostra pure lui, ma chi sta meglio adesso giocherà, perché io sono entrato in una condizione che la squadra ancora stiamo pagando degli strascichi con dei giocatori, ancora la squadra non è compatta, dobbiamo lavorare parecchio, quindi ci abbiamo ancora tempo per farlo, e penso che l'obiettivo dei playoff lo raggiungeremo.